Il dottor Luca Parmara, in relazione alle sue propalazioni sul procedimento a carico del senatore Salvini, non può essere accolta poiché si appalesa estranea al perimetro del tema deciderendum e non potrebbe apportare elementi essenziali e o importanti ai fini della decisione. Abbiamo un processo che si deve concludere. Io non posso fare questo processo l'altro processo che probabilmente ci sarà in un'altra sede. Per quanto riguarda la richiesta del dottore Parmara, è capito che di cui parliamo non sa assolutamente nulla, non se n'è mai occupato, ma dovremmo sentirlo semmai sulla imparzialità e terzietà di chi se ne è occupato, sulle correnti della magistratura. Cioè è quasi offensivo sentire qua che si metterebbe in dubbio cosa, la terzietà di chi parla, di lei presidente, del tribunale di ministri, devono fare un processo a chi ha fatto il processo. Non lo sentiremo, voglio dire, è una valutazione, è un'opinione del giudice che rispettiamo, attenzione. L'ambasciatore ha chiarito, a partire da 18, che fu una scelta politica italiana da parte del Presidente del Consiglio, da parte del Ministro degli Esteri, da parte del Ministro degli Interni, e cioè di fare una pressione politica sull'Europa al fine di ottenere una redistribuzione ex ante, cioè prima di che sbarchi. L'ambasciatore ha ricordato la realtà. Le politiche sull'immigrazione erano le stesse prima, durante e dopo. Anzi, noi abbiamo avuto il merito storico di svegliare l'Europa. Tenete presente che se quest'anno, in questo 2021, gli sbarchi continueranno ai ritmi di gennaio e febbraio, rischiamo di superare quota 120.000 arrivi clandestini in un anno. Impensabile. In un anno di Covid, di difficoltà sanitaria, di difficoltà economica. Quindi a maggior ragione quest'anno il governo Draghi si dovrà impegnare, concentrare sul controllo di chi entra e di chi esce in Italia, perché all'emergenza economica si somma l'emergenza sanitaria. Quindi, l'ambasciatore ha detto che quello che facevo io veniva fatto prima e veniva fatto dopo. Quella domanda che rimane da chiarire è perché dovevano rimanere fermi sulla nave Stato, come ci ha detto la dottoressa Lamorgese, ministro dell'Interno, visto che erano già in territorio italiano. Il 14 maggio avremo la decisione, o un decreto che dispone giudizio o sentenza di non valore procedurale. L'udienza è pronta.